Non ce la posso fare, raga. Raga, non ce la posso fare. Io vi giuro che mi viene da piangere. Vi giuro che mi viene da piangere perché non se può. Guarda. Aspettate un attimo. Bevo un goccio d'acqua perché veramente rischio che vi vomita addosso stasera. Portatemi da un cardiologo, fatemi qualcosa perché non si possono vivere queste partite così dei 90 minuti, ma che sembrano dei 180. Per tutto quello che succede all'interno della stessa partita, ragazzi. Se domani volete il parere del buon Fabio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Domani uscirà anche, domani mattina, il day after, uscirà la live reaction. Non perdetevela perché non potete capire quello che ho. Potete solo immaginare quello che ho potuto dire. Stasera affrontavamo una squadra forte e lo sapevamo. Non erano primi in classifica così, tanto per sbaglio, ragazzi. Se stavano primi in classifica e avevano fatto finora tutti quei punti, un motivo c'era. Qualche giorno fa siamo riusciti nell'impresa di fermare il Napoli. La differenza della partita con Napoli, con questa partita, sono stati gli episodi. Ragazzi, gli episodi, Zlatan Ibrahimovic soprattutto. Io lo temevo dall'inizio. Ve l'ho detto perché ovviamente ve l'ho detto sin dall'inizio, ho detto nel segna o non segna, nella sfida ai pronostici, quello che cazzo era, ho detto ragazzi, Zlatan Ibrahimovic non l'ha fatto giocare nell'ultima per farlo giocare a titolare in questa e la mia paura è che tornerà ad essere decisivo, c'è una media gol clamorosa ragazzi, c'è una media gol clamorosa, ha giocato poche partite ma quelle poche partite che ha giocato mi pare che c'è una media di un gol ogni 55 minuti, oh devo ribere, mi sta venita a vomitare raga. Io le sento troppo comunque queste partite, non ce la posso fare, guarda, non ce la posso fare. Sul primo gol probabilmente, ragazzi, io ve lo dico onestamente. No, quando prendi gol sul tuo palo, quando c'hai quell'incertezza, io ho pensato, lì per lì ho pensato, riguardando attentamente il calcio di punizione battuto da Ibrahimovic, no? Magari lui, Patrizio, pensava nel tiro sul palo di qua, non pensava nel tiro sul palo suo, poi riguardandola bene ho visto che aveva messo il coccodrillo per terra, ragazzi, il coccodrillo per terra non vedi dove parte la palla e quella può essere un'arma a doppio taglio perché se la metti bassa sotto la barriera il coccodrillo ti salva, se invece la metti sull'altro palo e non la vedi partire rimani inculato e secondo me è successo anche questo, la responsabilità potrebbe anche in parte, lo ripeto, essere di lui Patrizio perché quando prendi collo sul palo tuo l'hanno sbloccata in quel modo, ma non ho parlato di come era cominciata la partita, perché eravamo partiti bene, ragazzi. La partita all'inizio era stata equilibrata. C'erano state due occasioni per la Roma con Pellegrini. Il Milan aveva risposto con che sì e con Ibrahimovic che l'aveva tirata col sinistro cadendo alta. E poi però, ragazzi, devo essere onesto. Il primo tempo l'ho visto bene. Ho visto anche il dato statistico, mi sono studiato bene tutta quanta la partita e mi sono reso conto che il Milan c'aveva il 68% di possesso palla a fine primo tempo. Il Milan è sceso in campo con un atteggiamento, ragazzi, ci hanno preso le misure dopo quelle due occasioni che ci siamo ritagliati. Hanno girato benissimo la palla, sono stati aggressivi al punto giusto in termini di. Ma pure, cioè, devo ribere. Devo ribere. Raga, vomito, stasera vomito. Io non lo so che cazzo mi sta succedendo. Che sì, che scendeva e si abbassava sulla linea dei difensori, si allargavano praticamente i difensori e gli esterni, ragazzi miei, Theo Hernandez e quella e Calabria, praticamente stavano a centrocampo, formavano tutti altissimi, ci venivano a pressare perfettamente. Non riuscivamo perché non riuscivamo, me ne sono reso conto, quando avevamo il possesso della palla a inserirci nelle linee, facevamo fatica anche a trovare i passaggi proprio perché loro ragazzi aggredivano tutti perfettamente allo stesso tempo. Quindi in difficoltà sicuramente le ci hanno messo. Lo ripeto, non so primi in classifica così perché ci hanno avuto bucio di culo. Si vede che sono una squadra organizzata, ma secondo me ovviamente è anche la mentalità che ha fatto la differenza in questa partita. E paradossalmente parlando, loro dovevano avere più pressioni di noi proprio perché oggi il Napoli aveva vinto, no? Ed erano costretti a fare il risultato per agganciarli. Noi dicevo, vabbè, a Lazio ha pareggiato, l'Atalanta ha pareggiato perché hanno giocato contro, la Juventus ha perso. Dici, dovessi perdere comunque, cioè la pressione doveva essere tutta da parte loro. E invece, ragazzi, quando è cominciata la partita, dopo quelle due occasioni nostre, io mi sono reso conto che invece quelli che c'avevano pressione, che c'avevano agitazione, ansia addosso e che non giocavano con la mente libera, eravamo noi. E
Ed è questo che fa la differenza nel calcio, nelle partite, perché loro non ci avevano paura. Non dico che noi ci avevamo paura, però comunque quella tensione, regà, un tifoso della Roma, quando la propria, ma un tifoso in generale la percepisce la tensione. E il Milan è passato in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic in quel modo. Che cazzo gli vuoi di calcio di punizione battuto in quella maniera? Mo', responsabilità di uno o dell'altro l'ha buttata dentro. Hanno creato quelle due occasioni, regà, fuori gioco, col petto, la tappa e Leao che fa il sombrero e De Capoccia a buttare in rete. Vabbè, quello è fuori gioco, ok, ci siamo salvati. Occasione successiva, al lancio pazzesco, non mi ricordo di chi, regà, Zlatan Ibrahimovic in un fazzoletto di terra, se gira, mette sto tiro all'angolino, Rui Patricio non può nulla, e anche in quel caso era fuori gioco e ci siamo salvati. Poi ci sono stati gli episodi, c'è stato il calcio di rigore per loro, regà, ne parliamo domani mattina. Io vi dico, da tifoso della Roma, tanti mi diranno, vabbè, lo dici perché tifi Roma. L'ho riguardato attentamente, a me non mi sembrava sto intervento così nettamente ca da calcio di rigore. Gliel'ha fischiato? Vaffanculo, pazienza, ha tirato, ragazzi, ha segnato il gol del 2-0. Poi c'è stata la situazione dell'espulsione, anche là una situazione particolare perché ci poteva forse, chi lo sa, lo analizziamo domani mattina, un fallo prima del fallo di Theo Hernandez che ha portato all'espulsione, ma dal momento in cui tu vai praticamente in superiorità numerica, seppur sul punteggio del 2-0, io ho visto Mourinho che metteva tutti, regà, l'avevamo provate tutte, a un certo punto vedevo che levava difensori e metteva attaccanti, non, ho perso anche il conto degli attaccanti che c'avevamo in campo. Li abbiamo poi assediati, nel primo tempo no, regà, nel primo tempo la partita l'hanno fatta loro, cioè lo meritavano assolutamente il vantaggio, a noi ci manca ancora qualcosa, per quanto Mourinho può essere bravo a dare la sferzata, la scossa mentale, a tenerci in partita, per quanto gli episodi sfortunati possono capitare, sfortunati fino a un certo punto, perché Ibra là si è inventato il gol, non dico della vita perché ne ha fatti 400 in carriera, non è che ne ha fatto uno solo, però si è inventato il gol. Queste poi sono le cose che ti condizionano la partita. Siamo rimasti alla fine, pur sul 2-0, siamo rimasti in partita, regà. Sì, l'espulsione ci ha aiutati, abbiamo spinto, abbiamo spinto, abbiamo spinto. Dovevamo quella consapevolezza dopo che hai fatto il gol, che ci hai riprovato fino all'ultimo, un pochino prima, un pelino prima, fossi riuscito a fare l'1-2, che mancavano ancora 12 minuti. Non dico che la pareggiavi, ma c'erano alte molte più probabilità di fallo. Io non c'ho niente da dire alla Roma, regà. Quei tratti in cui il Milan si è dimostrato superiore è perché, secondo me, attualmente il Milan è superiore. Soprattutto, lo ripeto, c'hanno la testa, giocano tranquilli, ragazzi, ed è quello che deve capire una grande squadra se vuole fare il salto di qualità. Se il Milan ha fatto sto salto di qualità è perché hanno preso consapevolezza dei propri mezzi, come tutte le squadre che poi diventano forti perché vittoria su vittoria su vittoria prendi la consapevolezza. Io voglio sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Ci speravo nel pareggio, ragazzi. A me mi sarebbe andato bene, onestamente, stasera guardando i risultati delle altre partite. Purtroppo non è avvenuta. E c'è stato José Mourinho che sta a parlare. Adesso mi vado a sentire la conferenza, quello che dice l'intervista. Ne riparleremo domani mattina. Sono curioso di sapere quello che ne pensa. E niente, raga, non c'ho altro da aggiungere. Ripeto, io non c'ho niente da recriminare a sta squadra perché ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Qualche critica domani nel video successivo sicuramente la farò, qualcosa che ho dimenticato di dire, ma vi saluto qua. Questo è quanto.